Mi trovo qui negli uffici della squadra mobile. Accanto a me, qui alla mia sinistra, è il dirigente della squadra mobile, il dottor Maurizio Cimino. Accanto a lui c'è il dottor Sandro Federico, responsabile della squadra speciale della Questura di Firenze, che da un anno, anzi esattamente da 14 mesi, si occupa a tempo pieno delle indagini per la identificazione del maniaco. Ecco, abbiamo sentito, dottor Cimino, cosa ci ha detto il criminologo, cosa ci ha detto il mio collega inglese, quello che hanno fatto in Inghilterra per trovare il mostro dello Yorkshire. Ecco, torniamo in casa nostra, torniamo al maniaco che ha colpito una settimana fa, appunto dall'uccisione dei due francesi, della Nadine Mourouaï e di Jean Cavicelli. Ecco, a che punto sono le indagini? Dunque, le indagini si sono cominciate un anno fa, continuano. Noi stiamo raccogliendo da un anno una massa di elementi, Dopo di il settimo dati, delitto, dopo il naturalmente. settimo delitto. Abbiamo raccolto tutta una massa di dati, di elementi che versiamo nel computer e questo tipo di lavoro sta continuando e continua perché attraverso queste informazioni versate nel computer, incrociando queste informazioni, noi speriamo, pensiamo di poter avvicinarci alla soluzione del caso. Ecco, dottor Cimino, che tipo di informazioni mettete nel computer? Ecco, abbiamo, in questi giorni Sì. anche, sono apparse alcune indicazioni. Il maniaco è molto alto, è grosso, ha i piedi numero 44. Alcuni hanno azzardato anche un identikit di tipo astrologico, è dei gemelli. Ecco, diciamo, ecco, quali sono, se si può sapere, quali sono le informazioni che date e che richiedete dal computer? Le informazioni sono, noi lavoriamo per grandi numeri, evidentemente. E evidentemente non posso scendere adesso nei particolari del tipo di informazioni, di dati che raccogliamo e che versiamo nel computer. Posso fare l'esempio di tutti gli accertamenti che si stanno facendo su tutte le calibro 22, dello stesso pistola usata dal maniaco, vendute in Toscana negli anni 60. Dagli anni 60 in poi. Eccoci, a questo punto. Questo, mi consenta, Sì. solo questo accertamento comporta migliaia e migliaia di dati che vengono inseriti nel computer. Ecco, questo è un dato molto interessante, quindi la parola la passerei in questo momento al dottor Federico, che ci ha portato una pistola, l'abbiamo già vista nella scheda del collega Spinoso. Questa è la calibro 22. Questa calibro 22 che appare nel 1968 nel delitto di Signa, il primo delitto, che riappare negli altri. Siamo sicuri che è sempre la stessa, Sì, dottor è una Federico? comunissima pistola Beretta calibro 22 della Long Rifle della serie 70. I magistrati, in occasione dei vari delitti, hanno incaricato dei periti qui della Polizia Scientifica di Firenze e del Criminal Poll di Roma, i quali hanno accertato, direi assolutamente senza alcun dubbio, innanzitutto l'identità dell'arma nei vari crimini, ma anche il tipo dell'arma, cioè questa semplice arma, molto comune, molto venduta, specialmente negli anni 60. Proiettile. Questi famosi proiettili, ha detto che si vendono venduti in scatole da 50, ne sono Vengono già venduti. state usati 63, il Sì, maniaco ne ha già usato 63 volte. sembra della stessa partita. E quindi non si sa quanti proiettili può avere a disposizione, perché mentre un tempo si potevano comprare anche 3, 4, 5 scatole, se le ha Sì. comprate sono una vecchia partita. Dopo le leggi sull'antiterrorismo invece ci sono una regolamentazione, no, dottor? Sì, certo, la legislazione degli anni 60 era evidentemente più elastica nel campo dell'acquisto delle armi e dei proiettili. Ecco, dottor Cimini, quali le difficoltà maggiori che incontrate in questa indagine? Le difficoltà sono molteplici. C'è il fatto che il maniaco colpisce in una zona molto vasta, evidentemente tutta il circondario di Firenze. È zona ricca di boschi, colpisce finora almeno in situazioni di assoluta sicurezza per lui e quindi in situazioni in cui non vi sono testimoni oculari. E colpisce di Ecco, notte. scusi, dottor Cimino, differentemente dal mostro dell'Yorkshire che faceva salire sul suo camion delle prostitute che non sono travestite, c'era la possibilità di farsi notare. Evidentemente, evidentemente.
E poi chiaramente la difficoltà maggiore è quella che manca qualsiasi rapporto, qualsiasi legame fra il maniaco e le vittime, e quindi viene meno quello che è uno degli elementi indispensabili per un'indagine di polizia giudiziaria, cioè il movente. Qui ci troviamo di fronte a una persona che non ha nessun movente nel colpire. Cioè, dicono i criminologi, c'è il movente di natura sessuale. Sì, cioè, però che non unisce tutti gli 8 delitti, perché il primo era più di natura passionale, almeno dalle tracce lasciate dall'assassino. Ecco, nel primo omicidio, quello del 68, non c'è stato nessun maniaco, non ha infierito sul cadavere della donna. Così come non ha infierito in altri due casi, quelli mi pare citati nel servizio che ci ha preceduto, cioè nel caso del ragazzo di Bacchiano e nel caso dei due tedeschi, perché in quel caso colpì due uomini, probabilmente commettendo un errore. Scusi, dottor Cimino, due domande veloci, perché dobbiamo andare avanti. Molti telespettatori hanno chiesto perché voi escludete che possa essere una donna. Seconda domanda, c'è, come abbiamo sentito nel collegamento con Londra, uno schema che vi siete fatti in Italia, che questo assassino dovrebbe essere una persona sola, mentre invece l'assassino dello Yorkshire si è dimostrato essere una persona che aveva una regolare famiglia. Dunque, per quanto riguarda il sesso dell'assassino, noi parliamo di uomo sulla base del modus operandi del maniaco. Evidentemente. Per quanto riguarda poi il fatto di cui faceva cenno, che noi partiamo dall'ipotesi che viva da solo, questo non è del tutto esatto, non è che partiamo dall'ipotesi che viva da solo, noi pensiamo che viva o da solo o comunque che non abbia che non sia sposato. Ecco, questo sulla base delle indicazioni che ci hanno dato gli esperti evidentemente del settore. Poi dopo il scusa Alberto, una sola altra domanda. Ecco, qui alla questura di Firenze arrivano continuamente telefonate di cittadini, alcuni danno consigli, sì. Altri. Ecco, voi cosa vi aspettate dai cittadini? Dunque, dai cittadini evidentemente ci aspettiamo che ci diano il più possibile informazioni precise, che non ci diano, non è un prova di superbia, ma che in questo momento non ci diano consigli su come condurre le indagini. Noi stiamo studiando la possibilità appunto di installare un telefono a cui i cittadini possono rivolgersi per dare informazioni non anonime. Noi garantiamo l'anonimato delle persone che ci telefoneranno, però con noi non dovranno essere anonime evidentemente. Naturalmente ho rinnovato l'appello qui della questura ai giovani, molta cautela, molta attenzione. Chiudiamo il collegamento con Firenze. Io darei la linea al genitore di una delle vittime che ha telefonato, e quindi ci sembra interessante a questo punto sentire la sua telefonata prima di ascoltare il giudice Vigna, che è uno dei giudici che segue da vicino, da tempo ormai, le indagini sull'assassino di Firenze. Vediamo se è pronta, sentiamo la regia, se è pronta la telefonata del genitore di una delle vittime. Beh, se non è pronta, sentiamo adesso allora il magistrato, il dottor Pierluigi Vigna. Dottor Vigna, è in linea a Firenze ancora? Sì. Ecco, buonasera dottor Vigna. Lei, adesso parlando, il dottor Cimino ha posto il problema della collaborazione dei cittadini. Lei è stato uno dei, diciamo, delle persone, dei magistrati che ha ritenuto giusto dare, non dico una taglia, una ricompensa, mi pare lei abbia detto, a chi fornisse notizie concrete e precise. E questo ha spaccato, cioè taglia sì, taglia no. Qual è il suo parere oggi? Io ho posto questo problema come problema da studiare, perché nulla deve essere lasciato di intentato nella identificazione dell'autore di questi omicidi. Si può logicamente pensare che qualcuno sappia, che qualcuno abbia notizie concrete, precise, per giungere all'identificazione dell'autore degli omicidi.
si può anche pensare che i motivi di riserbo derivino o da doveri di segreto, e in questi casi la taglia, probabilmente la ricompensa, non varrebbe a far superare i motivi di riserbo di ordine professionale o di ministero. Qui dovrebbero prevalere, a mio parere, delle ragioni morali che dovrebbero far individuare le forme opportune per superare, di fronte al bene della vita posto in pericolo da questa persona, le ragioni di riserbo. Ci possono essere dei vincoli di natura familiare, e qui io non posso che invitare alla riflessione il familiare, centrandola questa riflessione ancora una volta sulla vita degli altri, sulla sicurezza della stessa persona che agisce. Ma ci potrebbero essere dei motivi di riserbo dovuti a ragioni meno gravi, o alla paura, a un timore che di per sé razionalmente non dovrebbe sussistere in un caso di criminalità individuale come è questo, o ancora il ritegno a parlare per non impicciarsi di questi fatti che invece dovrebbero coinvolgere tutti. Ora io penso che almeno in talune di queste ipotesi la ricompensa possa essere un controstimolo al tacere, e potrebbe anche funzionare, e lo diceva già il dirigente della squadra mobile, come un sistema attraverso il quale ottenere l'identificazione da parte della polizia giudiziaria, che ha poi la facoltà di mantenere il riserbo verso l'autorità giudiziaria, l'identificazione della persona che dà la notizia, il che consente di attribuire un carattere di maggiore serietà alla notizia. Ecco, dottor Vigna, non ritiene che questo possa però scatenare comunque una caccia al mostro? Non penso che possa scatenare questa caccia all'autore degli omicidi, perché nella mia visione questa ricompensa dovrebbe avere una limitazione temporale. Si dovrebbe fissare un periodo di tempo entro il quale la ricompensa verrà attribuita a chi fornisce indicazioni precise. Benissimo. Vogliamo sentire un momento, mi dicono dalla regia che dovrebbe essere pronta la telefonata da parte di un genitore di una delle vittime. Eccola, sentiamo. Pronto, buonasera, chi parla? Pronto, sono Renzo Rontini. Buonasera. Ah, buonasera a lei. Io volevo chiederle solo una domanda che mi ha lasciato molto perplesso. Come mai non fu chiusa la strada quando fu uccisa mia figlia e il suo fidanzato, e si lasciò passare migliaia di persone che purtroppo fecero così che le indagini non fossero fatte al mille per mille, perché tutti pesticciarono da tutte le parti? Non voglio fare critiche, ma voglio solo una risposta di questo. Sentiamo subito, grazie. Sentiamo subito, vediamo se è ancora aperto il collegamento con la questura di Firenze. Vediamo cosa, se ci può rispondere il dottor Cimmino. Ha sentito la domanda che è stata posta al signor Rontini? La domanda si ha detto se come mai non fu chiuso il luogo del delitto e migliaia di persone andarono a pesticciare il luogo dove c'era stato, dove il maniaco aveva assassinato. Questo purtroppo è legato alla situazione in cui sono stati scoperti, da chi sono stati scoperti i cadaveri. Evidentemente se prima di avvertire carabinieri o polizia una serie di persone si avvicinano alla macchina o ai cadaveri e toccano, evidentemente il sopralluogo che poi viene fatto dalla polizia scientifica è molto spesso reso, non dico inutile, ma può presentare delle lacune, evidentemente. Ecco, magari sovrapposizione di tracce. Sovrapposizione di tracce, spostamento di bossoli, manomissione dei cadaveri, evidentemente
Questo è un grosso problema, ripeto, legato alle circostanze in cui i cadaveri vengono scoperti essenzialmente. Ecco, questa è la risposta del dottor Cimino. Proseguiamo con il nostro ragionamento. Professor Magli, lei cosa può rispondere a una domanda che è stata posta da un telespettatore? Perché non può essere una donna? Ma mi sembra evidente che c'è una perversione sessuale, ma soprattutto che l'interlocutore, il nemico, diciamo, a cui si rivolge l'assassino è il maschio potente, perché la caratteristica di questo delitto, diversamente da tanti altri che conosciamo, è che si uccide una coppia nel momento in cui ha un rapporto affettivo, e quindi io credo che si tratti di persona impotente che individua il suo nemico nell'altro maschio potente, nel momento in cui mette in atto la sua potenza. Che la donna poi sia l'oggetto, strumento, questa è una conseguenza normale della struttura reale della nostra società, su questo dovremmo riflettere. La nostra società ha caricato sulla potenza virile dei pesi enormi, perché la potenza virile è in qualche modo analoga alla potenza tout court. Un uomo impotente è un uomo annientato nel suo status psicologicamente e socialmente. E quindi che poi si rivolga a questi che chiamiamo riti, ma che riti non sono, insomma, sul corpo della donna, è semmai, secondo me, non la fase prevalente, non il sintomo immediato, ma la fase finale di tutta l'azione. Io credo che bisogna puntare sul fatto che lui uccide coppie. Questa mi sembra la caratteristica essenziale. Ora, un altro problema che ha sollevato questa serie di assassini è la sicurezza, chiamavano così, dei ragazzi che fanno l'amore, dei fidanzati, delle coppie. E questa è una questione che è stata posta anche in vari comuni della provincia fiorentina, ma soprattutto l'hanno posta i ragazzi stessi, e anche nella testimonianza molto asciutta della mamma, ecco, della ragazza che è stata uccisa, era posta con molta sincerità e con molta schiettezza. Vediamo cosa ne pensano i ragazzi, poi sentiremo nuovamente che cosa bisogna fare, cioè i ragazzi rischiano o no la vita. Vediamo adesso questo ulteriore servizio che è stato preparato sempre dal collega Spinoso. Quella lì è una zona di guardoni, sì. O no? È famosa per essere un luogo di ritrovo di ragazze, di coppie? Sì, è abbastanza famosa. Sì. Perché, insomma. Ma voi del posto ci andavate o no? No, perché diciamo noi del posto, sapendo anche l'accaduto, è difficile che andiamo in questi posti, ecco, perché. Cioè, allora di questi tempi, appunto, come vi organizzate? Cioè, mi pare sia un problema, no? No, un problema non è, cioè basta sapersi arrangiare, voglio dire, non importa mica andare. Uno può anche andare qua vicino, nei paraggi, nel paese, non importa mica. Ma andavate comunque da soli oppure un po' in gruppi? In gruppo. Magari uno da una parte, uno da un'altra, così, ma sempre in compagnia. Difficile. Macchina, motorino? Motorino perché ancora la macchina. Ecco, cioè era un posto che tu non avresti mai frequentato, no. Oppure ti è capitato? Come mai non l'avresti mai frequentato? Perché avevo troppa paura. La setta religiosa perché non toglie il dubbio al cadavere. E dove ha colpito il mostro, sicché... Conoscevi Migliorini? Sì. Migliorini, Antonella? Sì. No, conoscevo i Mainardi. E insomma... Allora sarebbero due o tre, no, si è colpito un po' tutti. Una secca, ci si sta parecchio attento. Due o tre in mania. Non ti era più capitato di andare anche te isolato per caso? No. Preferisco, casomai se mi devo isolare, ma preferisco farlo in un paese. Vado da una parte dove c'è un po' più buio, magari, dove non mi vede nessuno, però è un paese. Però ci sono dei ragazzi come voi che continuano ad andare da soli, isolati. Secondo te perché lo fanno? Quale ragionamento fanno, se fanno un ragionamento? Non lo so, forse perché ne sentono il bisogno, ma io...
penso se hanno un po' di cervello non lo farebbero, non lo fanno, perché in questo tempo è proprio da pazzi, secondo me. Non siamo più tranquilli in un bosco come si poteva essere prima. Ma avete avuto la sensazione che i vostri genitori in qualche modo abbiano cambiato un po' il loro atteggiamento, siano un pochino più comprensivi, diciamo? Sì, sì, sono comprensivi, mi hanno detto se vuoi venire vieni in casa, se devi fare. Però non penso mai del buon caso e dico babbo per piacere va a fare una giratina, penso proprio non lo dirò mai, non ce l'ho il coraggio di dirglielo. Lasciamo i giovani di San Casciano e tornando a Firenze passiamo dal Viale dei Colli. Molte le coppie in intimità su auto in sosta, lungo la salita che porta alla chiesa di San Miniato sopra Piazzale Michelangelo. Ce ne sono decine di queste auto in fila indiana. Anche le rampe che da Porta San Nicolò salgono al piazzale ospitano molte coppiette in auto. L'Arno e il Ponte Vecchio sono poco lontano. Il manioco, dicono, non colpirà proprio in città, ma l'incubo continua. Ecco, l'incubo continua, tant'è vero che ci sono state anche numerose riunioni di sindaci della provincia di Firenze. Qualcuno era arrivato addirittura a proporre i lager dell'amore, cioè di trovare degli spazi quasi recintati, garantiti, dove le coppiette potessero affluire, che naturalmente questa proposta mi pare che non abbia trovato molto consenso, ma che indubbiamente esista invece un problema molto reale, direi di sicurezza anche per questi ragazzi, e questo è un fatto vero. La professoressa Mani pare che volesse... Sì, io vorrei dire che il fatto che i ragazzi debbano praticamente fare di nascosto quello che fanno non avendo un luogo, e il fatto che esistano luoghi deputati per le coppie segnala una realtà, che la nostra società continua a far finta che il sesso non esista, perché non è possibile pensare che sia normale che i giovani non abbiano un posto dove incontrarsi. Questo significa che la società, le case, insomma i luoghi normali della vita respingono la vita sessuale, pur sapendo, tutti lo sappiamo, nessun genitore nega che il figlio o la figlia vanno. Quindi diciamo non c'è più neanche l'ipocrisia di prima, in cui si pensava che la ragazza fuori non facesse niente di male, detto con il vecchio criterio. Oggi tutti sappiamo che si fa, però la società non ne ha preso atto, e questo mi sembra un dato in più per capire come ancora non siamo riusciti a dare una visione normale alla vita sessuale. Ecco, vorrei sentire un minuto il professor De Fazio, vediamo se ci ha ascoltato, su questo problema, e anche il giudice Mini, su questo problema specifico dei ragazzi, dei giovani, fidanzati. Professor De Fazio. Ma io condivido in pieno quello che ha detto la collega antropologa, cioè mi sembra proprio giusto che l'idea di trovare dei lager dove confinare i ragazzi per le loro pratiche affettive evidentemente significherebbe la istituzionalizzazione della esclusione. Sentiamo il parere del giudice Vigna. Il parere sotto il profilo del consiglio e quindi della prevenzione è quello che è stato ripetutamente detto dalla Procura della Repubblica di Firenze. Quindi lo sconsigliare in maniera decisa di frequentare luoghi isolati. Più di questo non ritengo di poter dire. Oh, lei prima ha accennato, e l'abbiamo detto, all'esigenza di avere collaborazione, sì, da parte dei cittadini, da parte della stampa, eccetera. Bene, in tutti questi lunghi anni che sono stati segnati da numerosi delitti dell'assassino di Firenze, cosiddetto, ci sono stati anche dei falsi mostri, ossia l'autorità giudiziaria, la polizia, nel corso delle indagini ha ritenuto a un certo punto di individuare alcune persone e le ha ritenute appunto imputati, quindi responsabili degli omicidi. E i giornali, come si dice, hanno sbattuto il mostro in prima pagina. Noi abbiamo anche qui una brevissima scheda che ricorda, ecco, questi tragici precedenti, perché noi abbiamo parlato delle vittime, eccetera. Poi c'è anche il delitto di cronaca, come qualcuno ha detto, non il diritto di cronaca, ma il delitto di cronaca. Vediamo questa scheda sui falsi mostri.
per la lunga serie di delitti del maniaco in carcere attualmente a quanto ci risulta non c'è nessuno, ma nel corso di questi ultimi anni, a partire dal 1981, le manette sono scattate ai polsi di diverse persone, alcune sono state accusate formalmente di duplice omicidio. Per il delitto di Scandicci, giugno 1981, i magistrati fiorentini hanno arrestato quasi subito un autista di Montelupo, Enzo Spalletti. 4 mesi dopo è di nuovo fuori, con tante scuse. Il maniaco aveva colpito nel frattempo a Calenzano, ottobre 81. Dal novembre 1982 al gennaio 1984 è finito dentro un muratore di 40 anni, Francesco Vinci, originario della provincia di Cagliari, ma residente a San Miniatello presso Montelupo Fiorentino. Il Vinci era accusato formalmente di aver partecipato al primo duplice omicidio, quello degli amanti di Signa del 1968. Il Vinci fu anche sospettato dagli inquirenti per la serie degli omicidi compiuti tra il settembre 74 a Borgo e il giugno 82 a Montespertoli. Ma nel gennaio del 1984 c'è l'ultimo scossone alle inchieste. Viene scarcerato Francesco Vinci e al suo posto finiscono invece in carcere, accusati sempre del primo delitto del 68, i sessantenni Giovanni Mele ed il cognato Piero Mucciarini, residenti a Scandicci. I giornali a Firenze escono in edizione straordinaria. Giovanni Mele e Piero Mucciarini si faranno 9 mesi di galera, additati come i maniaci di Firenze. Sono stati scarcerati su decisione del Tribunale della Libertà nell'ottobre del 1984, dopo il nuovo eccidio compiuto il 29 luglio a Vicchio. Ecco, questi erano. Ecco, noi abbiamo adesso, sempre a Firenze, il collega Listri, Francesco Listri, che è il giornalista che ha seguito in questi anni da vicino le vicende, e La Nazione, come tutti gli altri giornali italiani, La Nazione perché è il giornale di Firenze, il più importante giornale di Firenze. Ecco Listri, tu hai avuto questo problema, sia anche La Nazione, come devo dire anche i telegiornali, probabilmente altri giornali hanno sbattuto il mostro in prima pagina. Ma guarda La Volpe, io direi che intanto appunto bisogna globalmente vedere che cosa abbiamo fatto in questi anni, e nel complesso ci sembra che la stampa sia riuscita a svolgere il lavoro a cui era chiamata, che è un lavoro di diversa e molteplice natura. Cioè, da un lato noi ci troviamo a dover informare sui fatti e siamo, come tu hai detto bene, il giornale dove avviene questo fatto. Quindi il lettore non è disinteressato e curioso, ma si sente anche un protagonista e una ipotetica vittima. Quindi c'è evidentemente un'onda emotiva molto grossa. In questo noi dobbiamo informare sui fatti che sono misteriosi e pericolosi, quindi hanno una duplice natura difficile da essere trattata. In secondo luogo dobbiamo in qualche modo filtrare e razionalizzare l'onda emotiva che si scarica da questa collettività che si sente in pericolo. Per esempio noi riceviamo... gli omicidi. E i giornali, come si dice, hanno sbattuto il mostro in prima pagina. Noi abbiamo anche qui una brevissima scheda che ricorda, ecco, questi tragici precedenti, perché noi abbiamo parlato delle vittime, eccetera. Poi c'è anche il delitto di cronaca, come qualcuno ha detto, non il diritto di cronaca, ma il delitto di cronaca. Vediamo questa scheda sui falsi mostri. Per la lunga serie di delitti del maniaco in carcere attualmente a quanto ci risulta non c'è nessuno, ma nel corso di questi ultimi anni, a partire dal 1981, le manette sono scattate ai polsi di diverse persone, alcune sono state accusate formalmente di duplice omicidio. Per il delitto di Scandicci, giugno 1981, i magistrati fiorentini hanno arrestato quasi subito un autista di Montelupo, Enzo Spalletti. 4 mesi dopo è di nuovo fuori, con tante scuse. Il maniaco aveva colpito nel frattempo a Calenzano, ottobre 81. Dal novembre 1982 al gennaio 1984 è finito dentro un muratore di 40 anni, Francesco Vinci, originario della provincia di Cagliari, ma residente a San Miniatello presso Montelupo Fiorentino. Il Vinci era accusato formalmente di aver partecipato al primo duplice omicidio, quello degli amanti di Signa del 1968. Il Vinci fu anche sospettato dagli inquirenti per la serie degli omicidi compiuti tra il settembre 74 a Borgo e il giugno 82 a Montespertoli. Ma nel gennaio del 1984 c'è l'ultimo scossone alle inchieste. Viene scarcerato Francesco Vinci e al suo posto finiscono invece in carcere, accusati sempre del primo delitto del 68,
i sessantenni Giovanni Mele ed il cognato Piero Mucciarini, residenti a Scandicci. I giornali a Firenze escono in edizione straordinaria. Giovanni Mele e Piero Mucciarini si faranno 9 mesi di galera additati come i maniaci di Firenze. Sono stati scarcerati su decisione del Tribunale della Libertà nell'ottobre del 1984, dopo il nuovo eccidio compiuto il 29 luglio a Vicchio. Ecco, questi erano. Ecco, noi abbiamo adesso, sempre a Firenze, il collega Listri, Francesco Listri, che è il giornalista che ha seguito in questi anni da vicino le vicende, e La Nazione, come tutti gli altri giornali italiani, La Nazione perché è il giornale di Firenze, il più importante giornale di Firenze. Ecco Listri, tu hai avuto questo problema, sia anche La Nazione, come devo dire anche i telegiornali, probabilmente altri giornali hanno sbattuto il mostro in prima pagina. Ma guarda La Volpe, io direi che intanto appunto bisogna globalmente vedere che cosa abbiamo fatto in questi anni, e nel complesso ci sembra che la stampa sia riuscita a svolgere il lavoro a cui era chiamata, che è un lavoro di diversa e molteplice natura. Cioè, da un lato noi ci troviamo a dover informare sui fatti e siamo, come tu hai detto bene, il giornale dove avviene questo fatto. Quindi il lettore non è disinteressato e curioso, ma si sente anche un protagonista e una ipotetica vittima, quindi c'è evidentemente un'onda emotiva molto grossa. In questo noi dobbiamo informare sui fatti che sono misteriosi e pericolosi, quindi hanno una duplice natura difficile a essere trattata. In secondo luogo dobbiamo in qualche modo filtrare e razionalizzare l'onda emotiva che si scarica da questa collettività che si sente in pericolo. Per esempio noi riceviamo enormi e continui messaggi di più tipo. Ci sono messaggi accusatori, cioè di chi crede di aver individuato questo uccisore. Ci sono messaggi di tipo che dicano cosa li farebbero, cioè la pena di morte, bisognerebbe portarlo nella pubblica piazza, cioè dove si vede che la paura crea delle esasperate ed anche, diciamo, inopportune vocazioni alla vendetta. E infine ci sono poi chi chiede in maniera spaurita consiglio. Evidentemente, come diceva poco fa anche gli amici, Firenze è una città mobilitata, è una città sotto shock. È cambiata la cultura di questa città. Se per cultura intendiamo i modi d'agire dei suoi soprattutto più giovani protagonisti, che sono tutte delle ipotetiche vittime. Ecco, fare fronte a questa enorme congerie di tensioni e di stati d'animo anche per la stampa non è facile. Scusa, se domani per caso la polizia riuscisse, l'autorità giudiziaria, diciamo, individuassero una persona sospetta, si sa il nome, dopo tutte le esperienze del passato, ecco, tu pubblicheresti nuovamente, dice, arrestato il mostro di Firenze? Guarda, io ritengo che... Facciamo un caso concreto. Sì, un caso concreto. Io ritengo che bisognerebbe dire... arrestato un indiziato, chiediamo le prove. Ecco, quindi cambia rispetto all'esperienza precedente. Sì, dobbiamo dire che nell'esperienza precedente non siamo stati dei solitari avventati. No, alla nazione solamente. No, no, non parlavo del giornale. Ah, ecco. Intendevo che in quel momento fu convocata dalle autorità inquirenti una conferenza stampa nella quale fu detto: la città può stare tranquilla, quella pistola non sparerà più. Benissimo. Queste sono parole testuali. Mentre il giorno dopo, da parte del procuratore, venne una smentita che diceva: non andate in campagna. Noi non vogliamo naturalmente con questo rivangare possibili errori. Diciamo che il clima è molto teso e che qualche volta le parole possano avere un peso diverso in una situazione estremamente intricata. Ecco, vogliamo sentire un momento il giudice Vigna. Sì. Ecco, questo è un problema molto delicato, giudice. Veramente. E direi che i nodi di questa indagine, e già sono stati detti, sono i grossi numeri, il numero limitato delle prove certe e il rispetto che dobbiamo al nostro prossimo. Se un merito c'è stato in quest'anno, accanto a quello della raccolta di una massa veramente imponente di dati, che ora cerchiamo di far combinare fra loro in relazione alle circostanze dell'ultimo omicidio,
Se un merito c'è stato, è stato anche quello di aver indagato anche approfonditamente su certe persone senza che il nome di queste persone venisse alla ribalta. Perché ci siamo proposti di condurre l'indagine con ogni impegno, con ogni sforzo, ma proprio di non creare vittime ulteriori rispetto a quelle che l'autore dei fatti ha realizzato. Ecco, ci dicono che sono pronte alcune telefonate, e vediamo, ne sono arrivate tantissime di telefonate, molte ovviamente non tutte possono essere trasmesse.